在，我在，我在，我在。Ovviamente è presente in Italia, nasce dall'Italia ed è presente un po' ovunque perché è un fenomeno che purtroppo si è legato al sistema. Esiste, tutti ne sono consapevoli, ha diversi volti e bisogna un attimo proprio veramente metterci la faccia e ribellarsi non accettando più il compromesso, non accettando più quelle frasi dette ma così è e così bisogna comportarsi. No, bisogna comportarsi onestamente. Ma il mafioso che è in noi, che nello specifico nella domanda che mi ha appena fatto in me, sarebbe la persona o il Gabriele che accetta una verità impostata calpestando la verità che lui ha vissuto direttamente. Queste foto che state vedendo in particolare sono delle foto realizzate nel 1994 nel Kashmir, una regione, uno stato in disputa tra India e Pakistan. È un luogo che ho visitato nel mese di marzo, marzo-aprile 94, e sono riuscito a documentare qualcosa. Quello che ho documentato era vita quotidiana, cioè far vedere realmente come si vive in una zona ostile, come si vive in una zona dove ci sono violazioni dei diritti umani, che poi le possiamo chiamare violazioni dei diritti umani, le possiamo chiamare oppressioni, le possiamo chiamare ingiustizie, atti mafiosi. In qualunque modo sono comunque degli atti rivolti contro la libertà di base dell'essere umano. Nel mio caso in particolare la mafiosità sarebbe stato a quell'incontro con quel ministro dell'informazione indiano, per esempio, quando lui mi ha detto: ma lascia perdere, no? Che te frega? Nessuno ne parla, non ne parlare neanche te. E sarebbe stato anche più facile per me, perché poi chi controlla i media, chi controlla l'informazione sono sempre certi poteri, altrimenti, ricordo, non esisterebbe la censura. Quindi la mafiosità in me, nello specifico, sarebbe, come credo di aver anche risposto, accettare quella verità imposta, ma non reale. Mafia significa un bel po' di cose e qui ci sono un bel po' di cose che non vanno. Negli anni 80, quando ero piccolo, io sapevo benissimo distinguere chi era un mafioso, chi nella vita viveva solo l'unico frutto del proprio lavoro era il delinquere. Attualmente invece questo non è più così ed è peggio, è molto peggio il fatto che comunque, ripeto, c'è tanta gente che sembra bella gente che poi in realtà chiude gli occhi o fa favori o comunque si presta ad amicizie mafiose. Beh, il problema è quello, è semplicemente cercare di essere più attento soprattutto nel rispetto degli altri. Secondo me, se alla fine si rispettano gli altri, si riesce ad essere antimafiosi.
Ti chiedo, cos'è successo in quel campo di grano? Quello non è rispetto, ad esempio. L'incendio sul nostro campo di grano, su 6 ettari di grano, è successo il 10 giugno. Dove? A Mesagne, su terreni confiscati ad un basso mafioso tale Carlo Cantanna. Quindi 6 ettari di grano, davvero bellissimo grano. Mi dispiace dirlo perché, ripeto, è come parlare di un amico che non c'è più e dire no, era una bravissima persona quando in fondo non lo era. Questo era un campo di grano davvero fantastico. Molti ci dicono comunque bravi per quello che fate. Quest'anno avevamo un grano bellissimo, e ci hanno ostacolato, ci hanno colpito proprio sul sacrificio di quel campo di grano. Tra l'altro era un campo di grano, quest'anno avevamo sperimentato una vecchia varietà del senatore Cappelli, e proprio per questo eravamo ancora più contenti, più vogliosi di assaggiare la farina di questo grano qui. Peccato, vabbè, comunque ci riproveremo. Ti senti togliere la terra da sotto i piedi. Ricordo più questo senso di vuoto più che le bestemmie che dopo ci sono state. Ripeto, non ricordo la prima parola, però ripeto, è più la sensazione di vuoto, perché penso che comunque questo sia lo scopo anche per il quale, cioè il fatto di colpire sul lavoro è proprio quello che comunque va bene, sono episodi.